A partire dall'Insight del 1999, il marchio Honda si è distinto per un continuo lavoro orientato all'efficienza, diventando uno dei primi brand a puntare sul connubio tra termico ed elettrico. Un processo di miglioramento che, come da tradizione giapponese, non si è mai fermato, alla continua ricerca della perfezione. E se la perfezione è un'utopia, al momento inimmaginabile, il compromesso più adatto al mercato di ora, con possibilità di ricarica limitate, è il full hybrid. Tecnologia che permette di ridurre sensibilmente i consumi senza dover dipendere da colonnine di ricarica e senza veder lievitare troppo il prezzo di listino. Ed è così che la terza generazione del SUV di successo HR-V arriva con un'unica propulsione, full hybrid ovviamente. Un aggiornamento completo che non riguarda solo il motore. Si parte dall'estetica, totalmente rivista, più alta da terra della generazione precedente, con una linea più filante e ribassata. Il design compie quindi un bel balzo in avanti, orientandosi verso i gusti più occidentali nel segno della dinamicità. Non manca una firma luminosa rivista e modernizzata che colpisce specialmente al posteriore. Anche l'interno si evolve sotto il segno della pulizia, mantenendo una linea orientata all'orizzontalità con una plancia sottile. Al centro, in posizione rialzata, troviamo il nuovo sistema di infotainment da 9 pollici, sotto il quale si posiziona il sistema di climatizzazione con tasti fisici e rotori in grado di fornire un bel feedback qualitativo, ma anche praticità nell'uso in movimento. Al posteriore si apprezza il generoso passo della vettura, che si traduce in abitabilità in grado di ospitare senza sacrifici anche i più alti. Per quanto riguarda lo spazio di carico, rimane la magia Honda, con il divanetto in grado di ribaltare sia lo schienale che la seduta, per offrire una praticità d'uso che non troviamo in nessun'altra concorrente, per chi ha bisogno di tanta praticità e non vuole rinunciare allo stile. Ma adesso andiamo al cuore di questo nuovo SUV ibrido. Un'unica scelta sotto al cofano, si tratta di un sistema ibrido rivisto per logica di funzionamento per utilizzare nel modo più efficiente termico ed elettrico. Rispetto alla concorrenza, dove i due motori lavorano spesso in sinergia, qui si alternano, uno alla volta, sfruttando i regimi più efficienti di entrambi i mondi. In particolare i tecnici Honda hanno scelto di far lavorare il VTEC solo nel suo momento di massima efficienza, scegliendo in alcuni casi di non indirizzare la sua potenza verso le ruote, ma come generatore del motore elettrico. In città il risultato è sorprendente, con consumi ridotti all'osso, mantenendo una media tra i 4 e i 4 litri e mezzo per 100 km, dimostrando come l'ambiente cittadino risulti l'habitat ideale. La guida quotidiana è fluida e si viaggia buona parte del tempo in elettrico, quasi come fosse una plug-in. Il sistema termico lo si avverte solo quando si spinge con decisione il pedale del gas, mentre per il resto del tempo sembra di stare su un'elettrica. Per il resto il comfort è una prerogativa assicurata dall'altezza di questo SUV, che permette di controllare la strada e assecondare tutte le necessità dei diversi tipi di asfalto. Una dotazione di telecamere e sensori completano il quadro, portando sicurezza e compensando la poca visuale posteriore causata dall'inclinazione del lunotto. Insomma, in città a prevalere è la quiete. Sulle strade di montagna si apprezza un assetto impostato che non soffre di eccessivo rollio in curva grazie al suo baricentro contenuto. Il piacere di guida è una prerogativa Honda e questo SUV non fa eccezione. Basta impostare il selettore della modalità di guida in sport per beneficiare del massimo della spinta di questo propulsore. Anche nella sportività a prevalere l'efficienza, confermando il target a cui si rivolge HR-V. Nelle lunghe percorrenze autostradali l'elettrico si mette da parte, lasciando al VTEC tutto l'onere di muovere la vettura, con i consumi che ovviamente si alzano, rimanendo però nel limite dei 7 litri per 100 km. Nulla di eccessivo quindi, anzi un buon compromesso per viaggiare per lunghe tratte, liberi da ansie da ricarica. A confermarsi è invece il comfort, con la vettura che aiuta il conducente con tutti gli assistenti di guida di secondo livello necessari, senza però essere mai troppo invasiva.
Tirando le somme, questa nuova Honda HR-V Hybrid rappresenta la soluzione ideale al sub da città per chi ha bisogno di una vettura moderna, pratica ed efficiente, con tutti i vantaggi dell'ibrido e senza le limitazioni dell'elettrico, con una nuova tecnologia in grado di tirare fuori il miglior compromesso dai due mondi.